Allo stadio Mundial 82 di Carpenedolo si affrontano FC Carpenedolo e Bedizzolese, gara valida per la 24esima giornata del campionato di eccellenza. Padroni di casa a caccia del quinto risultato utile consecutivo, Bedizzolese che deve riscattare la sconfitta di una settimana fa contro il Castiglione. Inizio di gara sfortunato per il Carpenedolo, la Bedizzolese passa in vantaggio dopo 5 minuti, il lancio a campanile di Faccioli, indecisione tra Tosi e Benedetti, si inserisce l'ex Botturi che firma il gol dell'1-0 in favore della Bedizzolese. Carpenedolo che prova a reagire ma nel primo tempo fatica a rendersi pericoloso dalle parti di Piccinardi, ci prova strozzini di testa, palla debole che finisce a lato, ancora Bedizzolese pericolosa intorno alla mezz'ora, il sinistro di Treccani respinto facile con i piedi da Benedetti. Nella ripresa Carpenedolo che cambia completamente faccia, l'occasione subito sui piedi di Capitan Minotti che tira con il destro, la deviazione di Piccinardi sulla traversa. Passano pochi istanti, all'undicesimo minuto il Carpenedolo passa in vantaggio, Inverardi in mezzo per il nuovo entrato Valente che fa la sponda per l'altro nuovo entrato Zani, stop e tiro di destro, vantaggio Carpenedolo firmato Giacomo Zani che sblocca così la gara. Passano solo 3 minuti ed è ancora il gol del Carpenedolo. Punizione di Minotti, il colpo di testa di Valente che colpisce il palo, si avventa Straolzini per il tap-in ed è il gol del 2-1 in 4 minuti, Carpenedolo che ribalta il risultato. Carpenedolo che a 3 minuti dal termine ha addirittura l'occasione per triplicare, buono l'inserimento da parte di Zani che mette in mezzo per Inverardi, il quale però arriva sbilanciato l'appuntamento con il pallone e non riesce a concludere verso la porta. Sul finale l'ultima emozione, la punizione di Faccioli che impegna Benedetti, il tiro però è centrale, facile per il numero 1 del Carpenedolo. Finisce così Carpenedolo che può festeggiare la quarta vittoria consecutiva nel mese di febbraio.